Vorrei raccontarvi una storia normalissima. Mi sono iscritta a psicologia perché l'ho fatta anche la mia migliore amica. Eravamo inseparabili già all'asilo, poi alle elementari, alle medie, alle superiori, ne andavo sempre dietro in tutto. Al terzo anno d'università conobbe un ragazzo e andò a studiare all'estero. Per la prima volta non potei seguirla. Avevo finito tutti gli esami e il professore mi chiese di fare una tesi sui profili psicologici dei candidati ai reality show televisivi. Sì, dissi. Almeno mi ero levato un altro pensiero. Constatai ben presto che il professore si era accordato con la televisione. Io lavoravo, lui incassava. Ma ciò non mi disturbava affatto. La tesi è tesi e bisogna pur farla. Ricevetti istruzioni sui profili psicologici non del tutto compatibili. Poi dovevo scegliere i candidati adatti. Gente diversa, ma entro la norma, nessuno doveva essere davvero speciale. Il programma aveva successo, soprattutto tra i bambini, e io potei laurearmi senza particolari sforzi. Per la prima volta in vita mia non dovevo più andare a scuola e non sapevo cosa fare. Il ragazzo non ce l'avevo perché lo studio aveva sempre preso le priorità. E così andavo a casa dei miei e guardavamo insieme la televisione. Cominciava davvero a diventare una barba, tanto che anche il mio vecchio si era stufato di me e mi procurò un lavoro. Presi servizio in un centro di permanenza temporaneo. L'edificio era enorme. Si trattava di ex scuderie dove venivano accolti profughi cinesi, arabi, africani, da ogni dove, che ne so. Ah, proprio ora risento quella puzza. Ma mi ci abituai subito. Il lavoro non era difficile. Li ascoltavo le loro storie. Mi sembravano tutti uguali, non distinguevo bene l'uno dall'altro. Devo riconoscere di non aver talento per distinguere i volti di altre razze. E poi avevano tutti la stessa malattia, erano tutti malati di depressione. Prescrivevo loro degli antidepressivi e fine della storia. Dopo un mese e mezzo che presi servizio, uno di loro si impiccò. Beh, non lo ricordavo proprio. Non lo riconobbi nemmeno sul video delle telecamere di sicurezza che visionammo in seguito. Successe una sera. Andò dal figlio che già dormiva. Si chinò su di lui così, con molta dolcezza, e gli accarezzò la guancia così molto lentamente. Poi prese un asciugamano, andò in bagno, si chiuse nella cabina e non si vedeva dentro. Perciò la direzione fece installare poi delle telecamere anche sopra i cessi. I poliziotti erano gentili. Lessi sulla cartella che era soggetto a depressioni. Mi dissero, peccato si sia ammazzato proprio l'ultima sera prima di essere messo sull'aereo e rispedito a casa. Lì sarebbe stato un problema loro e non nostro. Lasciò due lettere. Una per il figlio, dicendo che non ne poteva più, che era esausto, sfinito. Lui però che studiasse e che diventasse qualcuno. La seconda lettera, invece, era per me. Una sorpresa. In una busta aveva infilato un foglietto a righe strappato da un blocchetto e scrisse su due numeri. Una specie di frazione, così, 36/3. Non capivo nulla. Il figlio fu dato in adozione e io rimasi a lavorare lì fino all'autunno. Poi mi iscrissi al dottorato. Ah, per di più mi richiamarono quelle della televisione e mi ritrovai di nuovo a selezionare candidati per un'altra stagione televisiva. Questa volta però guadagnavo perché il professore aveva smesso di collaborare. E aiutavo a scegliere i partecipanti, parlavo con loro, guardavo tutte le puntate e di uno mi sono persino innamorata, tanto da tappezzare l'intera mia stanza di suoi poster. E quando fu eliminato facemmo coppia e dopo due settimane lo sorpresi con un'altra. Mi chiese una pausa di riflessione e promisi di aspettarlo. Così mi ritrovai di nuovo a casa seduta a studiare quando scivolò dal libro il foglietto di quel suicida, 36/3. Continuavo a non capire nulla. Ma il giorno dopo viaggiavo in tram e c'era la radio accesa, davano il notiziario e lo speaker parlava di una legge che il Parlamento aveva appena approvato
e commentava articoli e commi, tipo articolo 5/2. E allora dissi tra me: e se quel 36/3 significasse proprio il terzo comma dell'articolo 36? Sì, ma di quale legge? In vita mia avevo letto solamente la legge sugli immigrati e ne tenevo a casa una copia. Lessi: i minorenni, privi di parenti in vita o di parenti irrintracciabili, non vanno rimpatriati, bensì acquisiscono lo status di profughi e vanno dati in adozione. Per tutta la scorsa settimana mi sono sentita strana. Cosa avessi non lo sapevo. Non mi sono mai sentita così, né malata né sana, come se qualcosa scavasse dentro di me e volesse uscire. Ma ieri, d'improvviso, ho capito tutto. Adesso è difficile descrivere quelle ore. Manifestavo i sintomi di un esaurimento nervoso, ma non lo era davvero, non ero crollata, mi stavo svegliando. I colori erano più intensi, i profumi più pregnanti. Mi sembrava di aver dormito in letargo fino a quell'istante. La mattina ho telefonato al centro e mi hanno indicato il luogo dove vengono sepolti i loro stranieri, così li chiamano. Beh, stavo sulla tomba, guardavo quei rovi. E non riuscivo a rammentare il suo volto. Era un mio paziente. Ma tutti mi sembravano uguali, tutti parlavano di guerra, di miseria, di persecuzioni, di orrori, tutti. Ma lui però aveva con sé il figlio ed era venuto a conoscenza della legge. Aveva capito che lo Stato avrebbe rimpatriato entrambi, che sarebbero dovuti tornare nel paese dal quale erano fuggiti, a meno che il figlio non avesse più parenti in vita, non avesse più lui. Da quanto tempo lo sapeva e da quanto si stava preparando. Attese fino all'ultimo istante per stare quanto più a lungo con il bimbo, per potergli rimboccare le coperte un'ultima volta. E poi dovette uccidersi. Sapevo dove mi trovavo. Mi trovavo sulla tomba abbandonata di un eroe. Avevo vive davanti agli occhi quelle immagini sgranate. Vedevo come si chinava a baciare il figlio. No, a lui non poteva dire la verità, ma voleva che la sapesse almeno qualcuno, almeno uno. Io avevo studiato per comprendere le persone, per penetrare i segreti delle loro anime, ma quanto tempo ci avevo messo, quanto e perché? Non piangevo, ma le mie lacrime stillavano sulle erbacce. E continuavo a chiedermi: qualcuno ha compiuto un gesto eroico e nessuno se n'era accorto, né la direzione, né la polizia, né io. Perché no? E poi mi venne in mente un'altra faccia, quella del mio fidanzato, quasi, il tipo del reality show che sta ancora aspettando, quello che sta ancora decidendo, quasi. Una di quelle mediocrità che aiutavo a selezionare per la televisione, per i ragazzi sempre appiccicati allo schermo, perché possono sbavare dietro a nullità, imbecilli. Barbe, farne i propri idoli e i propri eroi, perché possono prendere esempio uomini senza qualità, fino a rincitrullirsi, impoltronire davanti alla televisione, per poi magari fiondarsi ai centri commerciali e riempire di shopping le voragini della propria anima ai danni di forza lavoro cinese a buon prezzo, perché possono restare acquattati nel grigiore, senza contatto con il meglio e il peggio dell'uomo, perché possono chiamare malattia tutto quanto esuli dalla propria normalità. Perché gli unici eroi possono essere i depressi e le loro gesta compiersi soltanto perché non hanno ingerito pillole a sufficienza. Volevo solo dire che ora, qui, non so cosa fare e come farlo, ma che mi sono svegliata. È l'uomo che mi ha scelto, che ha scritto su un foglietto quei numeri. Volevo dire solo una piccola cosa. Solo questo. Questo solo volevo dirti. Grazie.